non mi manca nulla. No. No, io ringrazio la vita, ringrazio il Signore, mi ha dato tutto quello che potevo immaginare e molto di più. Ho avuto i miei successi, ho avuto le mie cose, mi sono tolto ogni sfizio, ho fatto più di quello che potevo immaginare. E adesso, ancora una volta, e devo dire la verità, io col rapporto con Dio l'ho avuto per tanto tempo, ma negli ultimi mesi ho aperto veramente il mio cuore a Gesù Cristo. E devo dire grazie a una serie televisiva che si chiama The Chosen, e che è stata straordinaria, è la prima serie televisiva che hanno fatto sulla vita di Gesù, ed è straordinario, qualcosa di incredibile. E lì c'è stata, mentre guardavo, una catarsi continua una dopo l'altra, come se stessi pregando. E da quel momento lì ho capito, nel momento stesso che tu apri il tuo cuore veramente a Gesù, che ti accetta per quello che sei, non hai bisogno, non sto parlando di chiesa, non sto parlando di religioni, sto parlando semplicemente di aprire il tuo cuore.